Ben ritrovate al TG Canavese in due minuti. Notizie di oggi, mercoledì 6 gennaio. Rivarolo Canavese. Furto ieri nel tardo pomeriggio in un appartamento al primo piano di una palazzina situata in Corso Italia. Il ladro, o più di uno, si è arrampicato al primo piano passando dal balcone che si affaccia sul corso. Ha spaccato un vetro della porta e si è introdotto in casa. Nessuno scrupolo e nessuna paura di essere notato dai passanti. I proprietari, marito, moglie e due figli, erano usciti dall'abitazione intorno alle 17 e avevano lasciato casualmente l'allarme disinserito. Rientrate all'ora di cena, hanno avuto l'amara sorpresa. Il malvivente si è diretto nella camera da letto e ha rovesciato il contenuto dei cassetti e ha preso i monili d'oro, poi, forse disturbato, è fuggito. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Rivarolo. Canavese, sono in vigore dal 1 gennaio le nuove tariffe per l'attività di ieri soccorso nell'ambito della mobilità sanitaria e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di soccorso in zone impervie, decise dalla giunta regionale. Ai non residenti in Piemonte viene richiesto un diritto fisso di chiamata di 120 euro ed un costo al minuto di volo di 120 euro per il soccorso e di 50 euro per ogni ora successiva per il soccorso alpino. Per tutti i residenti o non residenti in Piemonte, il costo dell'intervento va corrisposto per intero in caso di chiamata totalmente immotivata o che genera la ricerca di persone disperse a causa di un comportamento irresponsabile. La compartecipazione arriva fino a un massimo di 1.000 euro, fermo restando la non applicazione in caso di ricovero del paziente in reparto o in osservazione breve intensiva in pronto soccorso. Canavese. Approvata la nuova norma sui bollo auto. Viene mantenuta l'esenzione totale per le auto esclusivamente elettriche a metano o GPL e per la parte elettrica delle auto ibride. Le vetture che escono dalla fabbrica a doppia alimentazione saranno esenti da bollo per i primi 5 anni. Dal stesso anno in poi pagheranno un bollo ridotto secondo alcuni criteri. Per l'autovettura trasformata in GPL o metano dopo l'immatricolazione non cambia nulla. L'esenzione totale vale per 5 anni, dopodiché verrà pagato il bollo interamente. Ronco Canavese. Si potranno visitare fino al 10 gennaio i presepi rustici in arte povera allestiti a Pezzetto, borgata situata nel vallone di Forzo a 4 km dalla deviazione in località Pont del Crest, nel comune di Ronco Canavese, all'interno del Parco Nazionale Gran Paradiso. La borgata dei presepi è caratteristica e particolare. Con lo sfondo delle magnifiche montagne si possono ammirare le realizzazioni fatte con il materiale comune più disparato, pane, legna, bottiglie, pietra, esposte nella borgata antica della Valle Fantastica, la Valle Soana. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di giornata.